Direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta, oggi siamo qui per togliere qualche mugugno che ultimamente si è sentito un po' in giro riguardo appunto l'inizio della sagra. Beh, il festival, la data era ampiamente conosciuta, inizierà il 28 di febbraio e finirà la domenica successiva, la prima domenica di marzo, finirà l'8 marzo. Avevamo già tutto pronto non da oggi, avevamo già il programma, i gruppi, abbiamo già il numero dei gruppi che parteciperanno, tutte le attività ormai sono state, ma non da ora. Da fine novembre il programma era già stato stipulato e condiviso con chi ha collaborato con me alla stesura del programma del Festival del Mandorlo e diciamo siamo in linea con quello che si è fatto negli anni scorsi, abbondantemente in anticipo. Abbiamo già, come dicevo, avuto l'adesione dei gruppi, abbiamo preparato la parte prima, il Festival delle Bambine del Mondo, i vari gruppi locali, abbiamo già tutto pronto, le iniziative sono pronte e le annunceremo nella conferenza che è già stata prevista per la prossima settimana. Avevamo pensato di farla il giorno 15, è stata spostata al giorno 17, venerdì alle 11 al Collegio dei Filippini. Presenteremo alla stampa e all'opinione pubblica il programma in maniera particolareggiata. Quindi non più il 15 ma il 17. Qualche anticipazione su quest'anno, su qualche cosa nuova che ci sarà in questa sagra? Anticipazione, il mandorlo ha una sua linea che va da sé, ci sono delle cose che ormai sono stabilite, statuite e comunque ben volute da chi segue il festival da decenni. La fiaccolata, l'esibizione, il corteo della domenica, l'esibizione finale di fronte al Tempio della Concordia. Noi abbiamo pensato di spostare più gli eventi in città piuttosto che al Villaggio Mosè, un festival, una sfilata che riguarderà tutta la città, anche le parti che non sono state attraversate dalle sfilate principali saranno attraversate dai gruppi. Mi riferisco alla zona sud della città, avrà come era nei decenni scorsi la sfilata del Mandorlo. Gli spettacoli, abbiamo detto, li riporteremo in città e nei quartieri satellitari. Villaggio Mosè sarà demandato il compito dell'esibizione del venerdì e del sabato. Con ciò, mi scusi se la domanda può essere incalzante, con ciò deduco che comunque così le spese che si affrontavano durante la sagra del mandorlo si sono, non dico dimezzate, ma almeno ridotte. Diciamo che abbiamo pensato a un festival di qualità, riteniamo di alta qualità, e per quanto riguarda la matrice culturale è uguale a quella degli altri anni, cioè la condivisione dei patrimoni UNESCO che saranno il fil rouge del festival. È chiaro, e l'ho detto in altre occasioni, che il Parco Archeologico oggi amministra l'intera provincia di beni culturali, per cui si è arrivati a un programma specifico con una riduzione dei costi rispetto al precedente anno.